sta seguendo la demolizione di Palazzo Sirena, cosa pensa? È d'accordo? Io sono, diciamo, favorevole. Di Francavilla? Non sono di Francavilla, ma vivo a Francavilla già da 12 anni. Quindi credo che il sindaco sta facendo delle cose giuste. Dispiace per tutti che magari qui vedono la storia, però è anche vero che bisogna dare un tocco di, diciamo, di innovazione. È quello che sta facendo il sindaco, ovviamente. La signora è d'accordo? Sì, sì. Quindi è giusto buttare giù questo palazzo? Oddio, giusto. Giusto non lo so, però io mi piace l'idea. Ha fatto bene. Che lei è di Francavilla? Sì. È più di 25 anni che sta fermo senza fare niente, quindi ha fatto bene. Quindi d'accordo col sindaco? Sì, sì. Bravo. Mi associo con i francavillesi e col sindaco. E a chi dice che viene giù, sta venendo giù un pezzo di storia di Francavilla? Ma allo stato attuale, che io lo vedo come una cosa fatiscente, anacronistica, quindi allo stato in cui versava gli ultimi decenni, non vedo l'opportunità di tenerla ancora in piedi. Dispiace, però ci vuoi fare, vince più forte. Ma lei è di Francavilla? Sì, sì, sono nato qua dentro. Quindi c'è un po' di nostalgia, perché ci sono tanti, sì, ricordi, sì, evidentemente. Magari vedremo delle cose nuove, se ci faranno qualcosa di utile, perché questo è stato uno stabile fermo da parecchi anni, è stato, perciò... Sono favorevole, grande, grande sindaco Luciani. La maggior parte dei francavillesi è d'accordo? Penso di sì, penso di sì. Io sono d'accordissimo. È un immobile che risale agli anni 50 ed effettivamente urbanisticamente è uno scempio averlo costruito di fianco a questa torre. Perciò io personalmente sono favorevole. Oramai sono d'accordo, sì. L'hanno buttato giù. Sgarbi, per esempio, il critico, famoso critico d'arte, ha criticato però questa... Lo so, ma lasciamo perdere. Non comment proprio.